Questo annuncio in sudcoreano potrebbe essere costato la vita a quasi 300 persone. Dice ai passeggeri del traghetto naufragato di rimanere fermi e di non abbandonare le proprie posizioni, nonostante l'imbarcazione fosse già visibilmente chinata su un fianco e stesse già affondando. Queste immagini, filmate con un cellulare, sono le prime giunte dall'interno del traghetto e confermano le testimonianze di molti sopravvissuti, da cui erano partite forti polemiche sulle modalità dell'evacuazione.